Si accende la caldaia, si regola la temperatura, in questo caso la mettiamo a 140 gradi. Con la leva sotto diamo i giri al motore. Poi si sanifica quando la temperatura è arrivata a 140 gradi, non prima. Partono anche ad Arezzo gli interventi di sanificazione e di igienizzazione, un servizio che prevede l'utilizzo del macchinario che vedete alle mie spalle e che rientra negli interventi messi in campo dall'amministrazione comunale a contrasto della diffusione del Covid-19. Si tratta di un macchinario, la cui peculiarità è quella di assicurare le operazioni di igienizzazione e di sanificazione delle aree pubbliche attraverso la sola emissione di vapore a 140 gradi e quindi senza l'utilizzo di agenti chimici. Credo questo sia il valore aggiunto di questa nuova modalità di erogazione di un servizio straordinario che sempre più ci è richiesto dalle varie amministrazioni comunali e che cerchiamo di assicurare attraverso l'utilizzo di sei di questi macchinari che quotidianamente, diciamo, battono l'intero ambito territoriale che è la Toscana del Sud nel quale Sei Toscana opera. Le aree abbiamo fatto un elenco, Sei Toscana non lo ricordo tutto, ma sostanzialmente non sono le strade, ma sono le aree, quindi marciapiedi, loggiati, prospicienti a farmacie, pubblici esercizi, panchine, ovviamente tutto il sistema dei cassonetti stradali, cioè tutte quelle situazioni in cui un cittadino con le mani può venire a contatto, quindi con luoghi fisici particolarmente frequentati. Abbiamo fatto questa scelta, come ha giustamente ricordato il Presidente, è stata una scelta razionale perché nell'emergenza comunque bisogna sempre avere una razionalità. Altri enti locali sono partiti subito con l'igienizzazione della strada, con ipoclorito di sodio e questo poi, grazie a Dio, noi l'abbiamo inizialmente stoppato perché poi sono venute fuori tutta una serie di ordinanze indicative per cui si rischia di fare dei danni ambientali importanti. Questa è una tecnologia che igienizza ma non produce danni di natura ambientale perché non ci sono agenti chimici. Quindi un'azione già partita e proseguirà per i prossimi giorni, quindi un intervento molto importante, spero un piccolo contributo ovviamente a contenere il virus.